Allora, buonasera a tutte e a tutti. Io oggi prendo la parola a nome del Forum Sanità Pubblica Palermo. Facciamo parte come CGL insieme a tutte le nostre categorie del forum, un forum nato da un'unione di organizzazioni sindacali, movimenti, associazioni, partiti, tra cui gli ambulatori popolari, l'ARCI, il sindacato studentesco, il sindacato degli inquilini, 10 sigle che pian piano, facendo un appello, abbiamo invitato a unirsi a noi, realtà e cittadini, in difesa del Servizio Sanitario Pubblico Nazionale. Oggi siamo oltre 60-70 i soggetti componenti il forum. Ci siamo allargati non soltanto con le adesioni a Palermo, ma anche in provincia. E oggi noi siamo qua proprio non soltanto per parlare di chi siamo, del perché vogliamo scendere in piazza il 27 ottobre, ma soprattutto per ascoltarvi e chiedervi quanto più possibile di unirvi a noi. Abbiamo fatto un appello a tutte le amministrazioni comunali, poiché i sindaci, come sappiamo, sono responsabili della salute dei cittadini. E io ringrazio da subito il comune di Termini Imerese perché è stato tra i primi comuni che aderite al Forum Sanità Pubblica Palermo. Noi oggi abbiamo il consigliere con delega alla sanità presente, aspettiamo probabilmente il sindaco Maria Terranova che ci raggiungerà. E ripeto, siamo qua appunto per ascoltarvi e per chiedervi di unirvi a noi. Noi siamo di fronte a un sistema sanitario pubblico nazionale al collasso. Da oltre 30 anni in Italia normative diverse hanno portato allo smantellamento dell'articolo 32 della nostra Costituzione, che dà allo Stato il dovere di assicurare gratuitamente, senza alcuna discriminazione, il diritto alla cura per tutte le cittadine e tutti i cittadini. Siamo invece di fronte a una privatizzazione e un'aziendalizzazione di quello che è il sistema, per cui oggi lo viviamo ognuno, penso, sulla nostra pelle. Oggi soltanto chi è nelle condizioni di poterselo permettere economicamente si rivolge al privato e quindi a ristrutturarsi. Soggetti, dicevo, dall'inizio diversi tra di noi, ma che siamo appunto accomunati dalla una rivendicazione, che è quella innanzitutto al partire dal chiedere una giustizia sociale. E allora, di fronte a questo dramma, stiamo cercando di far unire quante più persone a noi, di stare sul territorio. Tra le azioni fatte in questo periodo, sia a Palermo sia in provincia, siamo stati nei CUP dove abbiamo visto la rabbia ma anche la disperazione di moltissime persone che non sono riuscite a prenotare una visita. Oggi, con una normativa che dice che entro 30-60 giorni bisogna indicare se non è possibile prenotare in quel determinato CUP, in un altro, qual è la struttura disponibile dove poter effettuare la visita, siamo di fronte ad una situazione in cui non viene applicata la normativa. Noi abbiamo visto per giorni e giorni l'80% delle persone uscire dal CUP con una sola risposta: non c'è posto. E questo è inaccettabile. Quindi noi vogliamo anche unire quella che è un'azione vertenziale con una vera e propria denuncia nei confronti dei direttori delle ASP, perché va applicata la legge e quindi il diritto alla salute per ognuno di noi. Quindi velocemente vorrei elencare quelle che sono le parole chiavi della piattaforma che il giorno 27 proveremo a consegnare al Presidente della Regione Schifani. Ovviamente partiamo dalle liste d'attesa. Noi chiediamo che non debbano più esistere queste liste di attesa infinite. Chiediamo che gli ospedali funzionanti, piuttosto che dei pronto soccorsi che funzionino, quindi non intasati,
Non vogliamo etichette sui farmaci essenziali, non vogliamo una medicina appunto privatistica. Quindi quello che chiediamo è una medicina di prossimità, medici e mediche, pediatri e pediatre sempre disponibili, assistenza domiciliare degna del nome, assistenza alle persone diversamente abili, accesso all'aborto sicuro, libero e garantito, tutela per le persone che decidono di portare avanti la gravidanza e un'assistenza dignitosa postpartum, quella che oggi non c'è. Vogliamo una medicina di genere e personale formato e informato sulle differenze di genere, che non patologizzi i percorsi delle persone non binarie. Vogliamo che le persone che con disagio mentale e le loro famiglie non vengano lasciate sole. Vogliamo che le persone con dipendenze e le loro famiglie trovino assistenza nel pubblico. Vogliamo assistenza di qualità per le persone non autosufficienti. Vogliamo che la vita delle persone con malattie croniche non sia resa impossibile dalla burocrazia, dalla disorganizzazione dell'ASP. Vogliamo che gli operatori e le operatrici che ci assistono lavorino nelle migliori condizioni e in numero sufficiente. Questa è la base di una piattaforma che vogliamo consegnare al Presidente della Regione. È chiaro che diciamo, ci sono due livelli, perché c'è un livello nazionale dal quale bisogna agire. Noi ci troviamo con un altro governo che ancora una volta taglia, e c'è poi un governo regionale, e noi siamo di fronte a una classe dirigente che è soltanto all'altezza di dimettersi, direi, perché abbiamo un assessore che non risponde a quelle che sono le nostre richieste di incontro, piuttosto che il direttore dell'ASP. In questo momento si sta discutendo soltanto di come dividersi le poltrone, non di come diciamo riorganizzare gli ospedali e dare risposte ai cittadini. E quindi noi crediamo fermamente, perché nessuno ha mai regalato, diciamo, nulla, tutti i diritti sono stati conquistati con le lotte, con le proteste, che è arrivato veramente il momento di unirci quanto più possibile, partendo dal 27 ottobre. Vi chiediamo di essere in massa con noi il 27 ottobre a Palermo, con un corteo che partirà da Piazza Bologna fino alla Presidenza della Regione. Ma già sappiamo che non ci fermeremo il 27, è un movimento che deve andare avanti per cambiare davvero le cose, che non significa soltanto finanziare nuove, ancora di più finanziare il Servizio Sociosanitario Nazionale, ma avviare una vera e propria riforma organizzativa e quindi ripensare quello che è il sistema sanitario, perché in ospedale ci dobbiamo arrivare quando davvero ho nei pronto soccorsi, non con un codice bianco, ma quando davvero si sta male. Deve funzionare la medicina di prossimità, quella vicina al cittadino. Quindi è tutto il sistema che va rivisto. Vanno riviste tutte le normative negli ultimi 30 anni, dal titolo quinto, dalla riforma Bini, da Renzi, piuttosto che al PNRR, perché non dobbiamo dimenticare e dobbiamo molto vigilare su quanto accadrà, perché case di comunità, ospedali di comunità, centri operativi territoriali pensati senza investimenti sul personale, probabilmente noi ci ritroveremo come nuove cattedrali, diciamo, nel deserto, senza personale, soltanto con strutture che verranno date ancora una volta al privato, e noi a questo non ci stiamo. Anche perché bisognerebbe partire sin da adesso nel prenderci, diciamo, cura di quello che c'è adesso, e sappiamo la condizione dell'ospedale di questa città rispetto a come era una volta. Io, poiché dobbiamo veramente chiudere in un'oretta, diciamo, siamo qua per ascoltare voi, ripeto, vi chiediamo di unirvi, le associazioni, diciamo, già vedo ovviamente associazioni presenti che hanno già aderito al forum, dall'Auser Termini Maraser, dall'Auser Comprensoriale, da Federconsumatori, c'è anche il PD che ha aderito. Se abbiamo in sala, oltre ai singoli cittadini, associazioni e movimenti che vogliono dare oggi la propria adesione, così comunichiamo in quello che è il percorso comunicativo, insomma, anche sulla stampa che stiamo facendo, nei vari interventi comunicatecelo, così vi aggiungiamo a, diciamo, ai componenti di questo forum, che ormai è diventato non soltanto forum Palermo, ma Palermo e provincia.
adesso diciamo ad Ernesto Melluso, medico degli ambulatori popolari, che insomma sarà lui a spiegarvi un po'. Grazie. Sì, mi sentite? Allora, innanzitutto permettetemi di rubarvi proprio 2 minuti per spiegarvi la genesi del forum. Gli ambulatori popolari sono stati fondati 8 anni fa da un gruppo di medici e di volontari che hanno cominciato a lavorare innanzitutto a Borgo Vecchio, a Palermo, nei locali di un centro sociale attrezzato ad ambulatorio. E questo ambulatorio non voleva essere assolutamente in concorrenza e in contraddizione con le strutture del sistema sanitario nazionale, ma voleva essere un ambulatorio di supporto per le persone prive di assistenza, come erano gli homeless, come sono gli homeless, come sono gli extracomunitari, e fornire loro assistenza esclusivamente specialistica di buon livello. Noi siamo riusciti con questo a creare una realtà che poi, sempre nell'ambito della città metropolitana di Palermo, si è moltiplicata con l'apertura di altri 2 ambulatori popolari, uno nella zona nord di Palermo, nel quartiere Zen, e un altro nella zona sud a Sant'Erasmo. Ora, noi con l'andare del tempo abbiamo visto un mutarsi progressivo di quella che era la popolazione che si rivolgeva a noi. Iniziamo appunto con persone in estrema difficoltà, con difficoltà a parte economica, anche comunicative per entrare, per essere inserite, avere accesso ai servizi del sistema sanitario nazionale, e homeless, e extracomunitari clandestini, quindi senza codice SPP e codice eccetera. Dopodiché piano piano questa platea si è allargata ai lavoratori poveri e poi negli ultimi 2 anni abbiamo cominciato a vedere che alle nostre strutture accedeva una quota sempre crescente di ceto medio impoverito. A questo punto noi abbiamo fatto delle riflessioni e abbiamo cominciato a fare delle assemblee, delle manifestazioni in cui abbiamo avuto immediatamente il riscontro da parte della Camera del Lavoro di Palermo e della CGIL in generale, che ci ha portato poi alla fine, il 3 luglio di quest'anno, a costituire il forum per la sanità pubblica di Palermo, è diventato poi, come giustamente ha detto Laura, forum per sanità pubblica Palermo e provincia. La situazione della sanità in Italia è drammatica, la situazione della sanità in Sicilia è tragica. È tragica perché, lo dico senza timore di svendita e con la possibilità di portarvi degli esempi concreti, siamo governati da una classe dirigente assolutamente incapace, assolutamente cinica, dedita soltanto alla spartizione delle poltrone di dirigenza delle ASP. Le prove ve le do subito. Prendiamo per esempio i 2 problemi emergenti, che sono liste d'attesa e pronto soccorso. Per le liste d'attesa che cosa sperimentano i nostri governanti? Innanzitutto si fanno sfuggire un finanziamento iniziale di 31 milioni di euro che non riesco ad utilizzare. Poi ne arriva un altro, quello che abbiamo tirato, di 48 milioni di euro, e loro lo distribuiscono in parti uguali al pubblico e al privato. E vi faccio notare che a fronte di 10.000 medici pubblici e 18.000 infermieri che operano con rapporto di dipendenza nel pubblico, i medici che lavorano con rapporto di dipendenza col privato, fonte AIOP, sono 352
e gli infermieri non più di 1.008. Poi ci sono i medici che lavorano in maniera condizionale. Questa spartizione riguarda anche le liste d'attesa, perché mentre le liste d'attesa pubbliche sono controllate e controllabili, non è per chi frequenta gli ospedali, non è un mistero che periodicamente o i NAS o la Guardia di Finanza vanno a vigilare sulle liste d'attesa. Le liste d'attesa del privato sono un buco nero. Quindi vi vengono dati 24 milioni al buio ad un pubblico che però per bocca della presidentessa dell'AIOP Sicilia dice sì, però noi rendiconteremo, grazie, come se noi dovessimo dire grazie al fruttivendolo che ce l'ha ricevuta dopo che paghiamo lo stesso, grazie allo sforzo. Però continuiamo ancora, questo finanziamento 50-50 ha fatto sì che il pubblico, il privato, ricevesse una massa enorme di soldi che gli ha consentito di iniziare una campagna acquisti nel pubblico. E questo spiega per esempio il passaggio di diversi medici dal pubblico al privato, l'ultimo caso dell'ortopedia di Villa Sofia, che ha influito anche su Termini Imerese, perché alcuni ortopedici di Termini Imerese sono stati spostati poi a Villa Sofia per così. Quindi hanno fatto anche campagne acquisti. E quindi vedete in tutto ciò la incapacità di governare i processi della cosa. Andiamo ai pronti soccorsi. Pronti soccorsi è esperienza di tutti, sono assolutamente disfunzionali. E allora quest'estate che cosa fanno? Se ne escono con una bellissima circolare in cui praticamente fanno il facimba a mulino della marina borbonica. Avete presente? Qui la prora vanno a poppa, chi la mancina vanno a destra, chi la destra vanno a mancina, chi la in capo vanno sotto, chi la sotto vanno a capo. Cioè esattamente questo, cioè spostano il personale dai reparti al pronto soccorso, non tenendo presente che l'intasamento del pronto soccorso è dovuto a due fattori. Uno, la carenza della medicina di base. Secondo, il ridotto numero di posti letto e il ridotto numero di medici nelle divisioni di degenza. Quindi se loro impoveriscono le divisioni di degenza sottraendo medici, chiaramente intasano il filtro a monte del pronto soccorso e quindi praticamente questa circolare, anziché produrre degli effetti dei benefici, ha prodotto degli effetti negativi. Però loro devono continuare e devono continuare a gestire il potere, e siccome i posti di direzione generale non ci bastano per soddisfare gli appetiti di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Cuffaro, Lombardo, Lega e compagnia cantante, se ne inventano un'altra, scontrano gli ospedali dalle ASP in maniera di avere, dalle ASP territoriali, in maniera da avere per ogni provincia esclusa Palermo, Caltanissette, Palermo, Messina e Catania, un raddoppiare i posti di direzione generale, contravvenendo in tutto ciò ad un principio di logica fondamentale, che è quello dell'integrazione tra ospedale e territorio. Perché se tu amministrativamente scorpori l'ospedale del territorio, non potrai mai arrivare ad un'integrazione tra ospedale e territorio e ancor meno ad una medicina di prossimità. Ragion per cui noi abbiamo, sulla base di questi discorsi, che poi sarebbe troppo lungo fare, e io voglio limitare il tempo perché voglio sentire anche voi, io vi rinnovo l'invito fatto da Laura a partecipare tutti quanti ad una manifestazione il 27 ottobre a Palermo, che non è che l'inizio di un processo molto lungo, di una lotta difficile ma che va combattuta in nome della Costituzione e sociale. Grazie.
Allora, buonasera. Buonasera. Noi dell'Ausa, io rappresento l'Ausa da Termini Imerese e ci occupiamo di, come dire, cercare di fare in modo che le persone anziane trascorrano il loro tempo di vita nel modo migliore possibile. In qualche modo facciamo prevenzione. Nel senso che le persone escono di casa, socializzano, si incontrano, svolgono attività interessanti e questo contribuisce non poco a sollevare l'umore, ma probabilmente anche a migliorare lo stato di salute. In qualche modo poi facciamo risparmiare il tempo ai figli che si devono occupare di noi, ma anche la spesa sanitaria. Noi usiamo dire, noi aggiungiamo vita al nostro tempo, perché la medicina, così dire, anche lo stile di vita corretto, l'igiene, ha contribuito ad aumentare la durata della vita, anche se devo dire che negli ultimi anni c'è anche lì una piccola regressione nella durata della vita, probabilmente legato anche al fatto che le persone, alcune persone, devono rinunciare alle cure perché non ci sono spazi, tempi e risorse per potersi curare. Mi rivolgo, non voglio fare un discorso generale perché non lo so fare, ed Ernesto è stato chiarissimo nella sua... Sì, e Laura sono stati chiarissimi. Io mi rivolgo a noi. Se non c'è... Io dico, questa è un'assemblea cittadina. Insomma, abbiamo utilizzato strumenti, mezzi di informazione. Io, come dire, onore e rispetto per i presenti, ma la città sta a guardare. Io quando parlo, lavoro, mi occupo degli anziani, l'intergenerazionalità con i giovani, bla bla bla, ma sostanzialmente il nostro target sono le persone anziane che dobbiamo tirare fuori dalla solitudine, no? dalla solitudine, dalla tristezza e così via. Ma e sappiamo che riusciamo a raggiungere non più del 10% tutte le associazioni, raggiungiamo qualcosa come 600 persone anziane che partecipano, a Terni ce ne sono 6.000. Allora c'è un problema, anche tra i 600 c'è una questione di siamo consapevoli, ma io penso che la consapevolezza, perché non si può essere, io non posso essere inconsapevole se ho prenotato le visite, i miei esami per il mio diabete o per la mia ipertensione nel mese di giugno e finirò a dicembre e farò questi esami tra l'altro tra Palermo, Bagheria, Vergara e Cefalù. Quindi la consapevolezza che deve venire dal bisogno, ma perché nonostante c'è il bisogno e il disagio non c'è la consapevolezza e la partecipazione? Io mi interrogo. Cioè noi dobbiamo, qual è la credibilità delle istituzioni e delle organizzazioni per mobilitare le persone? Cioè c'è la lotta, può avere risultati, se questa lotta può avere risultati, quindi bisogna in qualche modo farsi carico anche di una delusione, no? O di una, come dire, sfiducia nei confronti di quelli che in qualche modo... facciamo associazione, facciamo politica, facciamo sindacato, facciamo anche comune in questi termini. Cioè c'è da lavorare sulla consapevolezza e c'è da lavorare anche in modo intelligente, in modo motivante, perché guardate che attraverso le attività che fa l'Ausa, come dire, la gente non soltanto si rilassa e si diverte, ma può pure riflettere, no? Può in qualche modo anche continuare a utilizzare anche il proprio ruolo sociale, perché questo è molto importante, e quindi consapevolezza richiama tutti ad un impegno perché le cose che si fanno siano importanti, non solo riunioni, ma fatti, servizi. Ecco, noi stiamo dando servizi, no? Non sto facendo la propaganda dell'Ausa, stiamo attenti, sto dicendo non, assolutamente no, non mi interessa. Cioè dobbiamo raggiungere le persone che sono deprivate anche della capacità di capire e di avere consapevolezza delle cose e dei loro diritti. Per questo l'Ausa, tra le tante cose che propone, si è messa in testa, e Ernesto ne abbiamo parlato a Palermo, l'abbiamo accennato, tu mi hai detto una cosa che mi ha scoraggiato,
però noi non demordiamo, anche Campofenice, c'è qui l'Auser di Campofenice, anzi prima di noi hanno pensato a copiare, a replicare l'iniziativa, comunque nelle modalità che sarà possibile, di un ambulatorio sociale a Termini Imerese. Tu mi dici, ma vedi, controlla, vedi, controlla, è difficile. Cioè io non mi sono scoraggiato, abbiamo avuto molto da fare, ma ci incontreremo, perché io voglio che tu ci racconti la tua esperienza, perché noi non sappiamo bene, vogliamo farlo questo, perché sappiamo che il terreno che ho detto, dalla consapevolezza del diritto, delle procedure, di cosa fare, di come fare, così via, noi possiamo lavorare molto, oltre che nella lettura dei bisogni, possiamo fare, dare informazioni, possiamo anche ascoltare le persone, insomma, possiamo fare educazione alla salute, educazione alimentare, che rientra anche nei nostri, e di stili di vita adeguati. Questo dovrebbe essere l'idea mia, di una sorta di consultorio, perché ad avere attrezzature, cose, poi si vedrà cosa può diventare. Ma è nel nostro programma, ma per questa finalità, cioè, no? Di offrire alle persone non solo un servizio, ma anche una possibilità di poter i loro bisogni leggerli, conoscerli, esplicitarli e trovare anche una risposta. Magari tu ora mi darai un contributo su questo. Vabbè, grazie insomma a tutti, anche i soci che sono numerosi, che sono intervenuti, ma il nucleo da cui partiamo siamo noi per arrivare a tutti gli altri. Va bene? Perché io non lo so ora. Ci hanno chiesto un impegno, quanti di noi parteciperanno? Io partecipo, il 27 ci sarò, e già alcuni hanno dato l'adesione. E collaboriamo da qui al 27 nella nostra associazione e con le persone che incontriamo, perché incontriamo molte persone anche fuori dalla nostra associazione, perché il 27 sia un momento di partecipazione vera, perché gli obiettivi sono molto seri, perché stiamo parlando di noi, stiamo parlando della nostra vita. Grazie. Senz'altro, io ho soltanto sottolineato la difficoltà del percorso, ma sono disposto a fornirvi quello che nelle mie possibilità. No, dobbiamo darci un appuntamento, quando ci vediamo, facciamo passare la manifestazione, ci scambiamo i numeri di telefono. Allora il 27 stabiliamo l'appuntamento, sì, ci vediamo a questo. Assolutamente sì. È chiaro che l'obiettivo, ci tengo a sottolineare, sarebbe che non dovrebbero esistere gli ambulatori popolari, nel senso oggi gli ambulatori popolari si sostituiscono al pubblico. L'obiettivo vero, ed è diciamo apprezzabile quello che si può fare oggi su vari territori, prendendo spunto da quanto fatto da Palermo e partendo dai quartieri diciamo più difficoltosi, come ci diceva all'inizio Ernesto, ma a cui oggi si rivolge la popolazione di qualsiasi ceto. Bene stare accanto e offrire diciamo un servizio a chi oggi non ha le condizioni, soprattutto i più fragili, ma il vero obiettivo da portare avanti è far sì che ci sia il pubblico a garantire diciamo la sanità. Questo era bene sottolinearlo. Buonasera, mi presento per la prima volta come presidente dell'AMPI, sezione di Termini Imerese, quindi rappresento l'AMPI della sezione di Termini Imerese, e sono stata eletta recentemente, ho consentito ad assumere questa carica perché ha un notevole ovviamente peso sulle spalle, piena di responsabilità eccetera, perché ritengo che gli ampi nel novero delle associazioni cittadine debba esprimere quello che a livello nazionale porta avanti fin dalla sua fondazione. Avere una bussola... Vicino al microfono perché... Sei lontano, da lontano il microfono, ti sento solo io, gli altri... Avere una bussola... La piena attuazione della Costituzione italiana, frutto della lotta della liberazione e della resistenza e della lotta partigiana. Quindi farsi tutore della Costituzione significa mettere a valore la memoria che le generazioni precedenti ci hanno consegnato e che noi come generazioni di mezzo
dobbiamo consegnare ai nostri giovani. Quindi la linea maestra è sicuramente la Costituzione e tutti gli articoli della Carta Costituzionale che ci guidano a sviluppare una società più giusta, equa, più giusta ed equa. Sicuramente l'articolo 32 della Costituzione, che riguarda il diritto alla salute e alla, a fruire, cioè ad avere una sanità pubblica gratis, è sicuramente una cosa fondamentale ed è chiaro che noi aderiamo. Ed è chiaro che noi aderiamo. Sì, perché vorrei anche aggiungere un'altra cosa. L'ANPI non è né un partito né un sindacato, ma ha molto da dire sulle scelte politiche, sui diritti, sul lavoro, sui salari, sulla salute, sull'istruzione, sull'ambiente e soprattutto sulla pace, che in questi giorni credo che sia una cosa fondamentale, perché parliamoci chiaro. Se noi versiamo in una situazione economica così drammatica, dove vengono fatti dei tagli sulla sanità pubblica, c'è anche per le scelte che il governo fa verso l'armamento. Questo deve essere chiaro, questo deve essere chiaro, che condiziona sicuramente la vita sociale della nostra nazione. Però vorrei dire anche questo, che l'ANPI abbraccia anche altri temi, abbraccia i temi della riguarda anche la storia, abbraccia anche i temi della storia delle persone, dei territori, dell'ambiente, ma anche quelli della cultura in tutti i sensi. Quella corta e quella popolare, quella letteraria, musicale, scientifica, visiva e anche di spettacolo. Dovendo partecipare a questa, a questo forum cittadino sulla sanità, mi sono documentata. Mi sono documentata sul protocollo che un'associazione libera come GIMBE, cui presidente è Nino Caltabellotta, un siciliano. Ha presentato al Senato il rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale e ha fatto una analisi dettagliata sui fondi che ovviamente il governo ha stanziato per la sanità. Dall'analisi di questi fondi si è potuto vedere che la spesa sanitaria non solo si è rallentata, ma anche in previsione del 2024, considerando il rapporto PIL spesa sanitaria, questo rapporto diminuirà ulteriormente. Quindi non ci possiamo aspettare, non ci aspetteremo sicuramente niente di buono se le lotte non si portano avanti. Io volevo, non solo ho presentato questa buona analisi delle risorse legate alla sanità, ma ha anche proposto il mezzo di come rilanciare la sanità pubblica. Di come rilanciare la sanità pubblica, perché ovviamente dobbiamo anche vedere che nella
diciamo che i suoi studi di questa associazione indipendente si basano su quella che viene definita la medicina basata sull'evidenza. Che cosa significa questo? La medicina che si basa sull'evidenza. Si basa sul metodo clinico ideato per il trasferimento delle conoscenze derivanti dalla ricerca scientifica sulla cura dei malati, ma non solo, anche per supportare le decisioni cliniche, manageriali e di politica sanitaria. Bene, io vi invito a guardare comunque il progetto presentato al Senato da questa associazione sul sito di GIB. Siccome mi fanno premura, io mi fermo qua. No, grazie. È solo per una, come diceva all'inizio, che abbiamo contenuto molto. C'è stato comunicato che alle 19 bisogna chiudere, diciamo, liberare la sala. Per cui abbiamo 30 minuti, se ci diamo 5 minuti, diciamo, a testa io continuerei con gli interventi. E c'era Pino Lobello di Federconsumatori. Qui Pino ti chiedo, insomma, di stare. A me, parlando di sanità, per potere, non posso, e si deve da pensare alla tragedia che c'è a Gaza, e all'ospedale bombardato e con centinaia e centinaia di morti. E devo dire, se c'è una cosa straziante in questo momento e che proprio mi ferisce, è questa: non avere il rispetto dei malati, dei pazienti e dei professionisti che lavorano negli ospedali. E il tema, noi abbiamo aderito come Federconsumatori e devo dire, non solo non ci fermiamo il 27, partecipiamo il 27, ma già il 3, il 16 novembre, quando faremo un convegno come Federconsumatori, abbiamo inserito a tutela del consumatore e degli utenti una tavola rotonda proprio sulla sanità, perché il tema centrale oggi è proprio il diritto alla salute, il diritto come prevenzione, come cura, come riabilitazione e io dico anche come reinserimento sociale, fare in modo che un cittadino sia sempre attivo e mai passivo. Noi paghiamo il 7,5% della nostra pensione o del nostro stipendio per finanziare la sanità pubblica, il 7,5% se fate i conti o guardate meglio nelle buste paga, vi rendete conto che è una cifra piuttosto consistente. Eppure cosa ci troviamo poi di fronte? Ci troviamo a pagare ticket, super ticket e poi ci stanno orientando sul privato. Ma perché poco fa è stato detto qui, l'orientamento dei governi di destra è quello di fare della sanità una speculazione economica facilitando gli amici del servizio sanitario privato. Quindi a noi ci tocca pagare il 7,5%, ci tocca pagare i ticket e super ticket e poi alla fine, siccome i tempi sono così lunghi e la differenza fra il ticket e il costo diretto è minimo, la gente è convinta di fare cosa buona andandosene al privato. Hanno raggiunto un obiettivo, che l'obiettivo è un modello non più basato sullo Stato sociale che abbiamo costruito, voluto a partire dall'articolo 32 della Costituzione. Il loro modello è basare tutto sul business e sulle assicurazioni. Sono già attrezzati perché sono padroni delle assicurazioni, sono attrezzati perché sono padroni già delle strutture private e anche la fuga dei medici dal servizio pubblico, il mancato rinnovo contrattuale, a questo fine. Cioè, creiamo le condizioni perché gli stessi operatori vadano nel privato. Ecco, ci troviamo di fronte ad una politica che sta creando non solo lo Stato sociale, ma anche un'identità costituzionale. Allora, la manifestazione del 27 ha dentro tutto questo.
questo, noi facciamo volontariato tutti, Ernesto Melluso lo fa da sempre, già, ma adesso lo fa come medico, noi lo facciamo, io e Antonio ci dedichiamo volontariato all'Ausa, alla Fede dei Consumatori, credo che molti di voi lo fanno allo stesso modo, ecco, noi abbiamo il dovere di provare, di fermare questa onda che ci toglie la pace, come abbiamo visto in questi giorni in Palestina, la sicurezza sociale, ma ci toglie anche diritti fondamentali alla salute innanzitutto, ma guardate, il prossimo obiettivo sarà la scuola, perché l'istruzione pubblica che noi abbiamo conquistato, vedete che vedrà, tenteranno di mettere in discussione e anche lì proveranno a creare il business per la, e torneremo indietro in cui chi ha i soldi si cura, chi ha i soldi va a scuola e chi non ha i soldi muore, o chi non ha i soldi non può partire alla pari degli altri, come dire, manifestando tutte le proprie potenzialità. Di fronte a questo progetto non possiamo fare altro non solo di partecipare, ma di chiedere ad altri di partecipare alla manifestazione del 7 e come abbiamo fatto del 20, il lapso è freudiano perché del 27, alla pari come abbiamo fatto il 7 a Roma, dobbiamo stare insieme, tutte le sabbie, piace molto il modello del forum, perché pur nella diversità, pur nella situazione, noi dobbiamo fare squadra, dobbiamo essere un'entità che sa discutere, sa progettare, sa presentare proposte e sa riempire le piazze. Grazie Pino, altri contributi? Allora diamo direttamente la parola al consigliere Corporo, come dicevo prima, con delega alla sanità, e ancora una volta dicevo ringrazio l'amministrazione, insomma, per l'adesione e per l'invito anche che sta facendo a tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione del 27. Grazie Laura, brevemente permettimi di ringraziare la CGIL per tutto quello che sta facendo per questa manifestazione in difesa della sanità pubblica, anche perché noi, che il Partito Democratico, come sai, appoggia e sarà presente, e noi saremo presenti come gruppo piccolo o grande che sia giovedì prossimo, venerdì prossimo, il 27. Detto questo, io più che altro volevo, perché già si è detto abbastanza, no, però volevo portare alcuni spunti di riflessione, diciamo, e alcuni dati, perché giustamente diceva Ernesto la sanità è un malato in tutta Italia, ma in Sicilia è tragico. È veramente, diciamo, un campo in cui le diseguaglianze sono veramente allo stremo. E purtroppo, come diceva Antonio, Antonio Sperandeo, è difficile comunicare, è difficile, non mi meraviglia che non ci sia questa adesione, perché non mi meraviglia, cioè non siamo mai riusciti in qualche modo a comunicare il nesso che c'è fra la politica e la salute. Un dato per tutti, la mortalità. Ci sono dati recenti dell'Istat che la differenza di mortalità andando avanti nel tempo, diciamo, fra i sessantenni, settantenni e ultra ottantenni, fra il centro-sud e il centro-nord, già comincia ad avere delle variazioni almeno di 5 anni. Cioè la mortalità, e su questo non riusciamo, cioè sapere che ci spetta una vita più breve secondo dove abiti, perché poi parliamo di rinunzie alle cure o di cure inefficaci, sappiamo che un nesso stretto ha lo strumento sanitario con la mortalità in vari settori, eppure questo non riesce a farci avere una coscienza, diciamo, sullo strumento, diciamo, politico e sugli strumenti politici della salute. E purtroppo una delle cause per cui secondo me in Sicilia è così drammatico, io non lo sapevo, ma abbiamo avuto un incontro, diciamo,
con un esperto, diciamo, dell'agenzia di coesione che lavorava alla regione del nostro partito, che ci ha illustrato dei dati sulla spesa pubblica, sulla spesa pubblica in generale e in modo particolare per la sanità. Bene, la spesa pubblica in generale, c'è una differenza fra il Mezzogiorno in generale, la Sicilia, e il Centro Nord, che è di circa 4.000 euro pro capite per la spesa pubblica allargata, che è una cosa che non si riesce a comunicare, ma molti dei guai stanno là. È possibile, perché è inutile che la Lega continua a tartassare sul fatto che le regioni ricche pagano di più e le regioni povere incassano di più, ma questo è un principio costituzionale. Proprio sull'aspetto della sanità ci sono dei dati aggiornati, credo, fino al 2019, dove la spesa sanitaria, che nel centro-sud è di circa 1.600 euro pro capite, si innalza progressivamente fino a valori medi del centro-nord di 2.000 euro. 400 euro di differenza per 5 milioni di abitanti fanno 2 miliardi o viaggiamo da 2 milioni, che non è un dato puntuale di un anno, è un trend degli ultimi 19 anni, quanto ci siamo persi. E se a questo aggiungiamo il malgoverno della sanità, perché un altro motivo è che anche la privatizzazione che abbiamo fatto noi qua in Sicilia non ha portato dei frutti che in altre regioni ha portato, cioè noi abbiamo, come dire, lasciato campo a molte attività che lucrano, diciamo, sull'accreditamento. Per esempio, uno dei dati, pure questo abbastanza impressionante, è la media dei laboratori e degli ambulatori per regioni. La media in Italia è 9, ci sono regioni che ne hanno 5 per 100.000, noi ne abbiamo 20. E d'altro canto ce ne accorgiamo tutti i giorni, cioè al di là di qualche esame che fa l'ospedale, perché distretto non se ne fanno più, al di là di qualche radiografia che fa l'ospedale, ma se non ti rivolgi al privato, dove la fai? E tu sottrai fondi facili da gestire, e allora secondo me va rivisto tutto il sistema dell'accreditamento nel rispetto, diciamo, della sanità, del principio della sanità pubblica. È impossibile che il sistema pubblico non riesca a governare questi flussi, e li governa a senso unico. Dico gli esempi, un altro esempio del malgoverno che io non mi sarei mai aspettato, cioè io ho lavorato, come sapete, nel settore, ma mai avrei potuto pensare che c'era un'enorme differenza nelle varie regioni sull'utilizzo dei medici nella guardia medica. Ci sono dei dati abbastanza forti che, vista la carenza attuale e visto quello che diceva Ernesto, no? Come la medicina del territorio non funziona per filtrare nei nostri pronto soccorsi gli ammalati, bene, noi siamo la regione con il più alto numero di operatori di guardia medica, siamo quasi a 16.000, il Veneto ne ha 5.000, la regione Lombardia, che ha il doppio circa della nostra popolazione, ne ha 9.000. Il frutto della politica, dei sindaci, che io voglio il posto per potermelo vendere politicamente, e quanto ci sarebbero serviti e quanto ci servirebbero questi operatori a gestire i codici bianchi nei pronto soccorso, a essere inseriti in un sistema del,
delle nuove costruende case di comunità. Cioè, ci sono degli aspetti, diciamo, essenzialmente politici di gestione delle strutture esistenti e del personale esistente che è tutto politico. Io credo che in questo, diciamo, non lo so, la comunicazione, voi siete degli esperti, diciamo, nelle associazioni, siete degli esperti perché date dei servizi, il rapporto, diciamo, con gli utenti, ma noi come operatori della sanità non abbiamo, io non lo so, non siamo riusciti a fare crescere questa cultura di quanto i problemi di ogni giorno dipendono dalle scelte politiche. E qua mi fermo. Allora, grazie, abbiamo altri contributi? Chiedo sempre di tempi. Penso di essere breve e provocatorio. Intanto buonasera a tutti, Pietro Catanzaro, non so nessuno, non rappresento niente, sono un cittadino come tanti altri, però penso, rifletto e dico, noi siamo bravi a determinare le analisi, facciamo le analisi, abbiamo tutti i percorsi per arrivare alle definizioni, capiamo, siamo in grado di capire quali sono i deficit, siamo in grado di capire quali possono essere le risoluzioni, abbiamo tutti gli elementi per poter determinare e capire tutte cose. Però io dico una cosa, come mai non siamo in grado di risolvere i problemi? Anche la CGL è bravissima a fare l'analisi, è bravissima a capire dove sono, chi è che fallisce, chi sta facendo male. Però nella realtà dei fatti, nella nostra nazione, non controlla niente nessuno. E non controlla in un certo senso anche la CGL, perché anche la CGL fa degli scioperi generati una volta ogni 6 mesi per dire noi ci siamo. E invece dovremmo fare uno sciopero generale ogni settimana, fino a quando non si risolve. Abbiamo chiari noi la risoluzione del problema, lo sappiamo qual è. Vediamo che il capo del governo non ci sente, il governo non c'è, il Presidente della Repubblica è una persona che dovrebbe essere attenta e attuare, diciamo così, la Costituzione italiana o farla attuare, e invece oggi ha premiato i nuovi prefetti, ieri i comandanti della scuola del Bersaglieri, diciamo, ha sempre una qualcosa, lui come garante della Costituzione, nei fatti non redarguisce mai nessuno, è una persona per bene, tutto lo vogliamo come nonno, come fratello, si presenta, ne parla benissimo, però dico, ritorno al discorso, voglio essere provocatore. Questo problema c'è, la salute è un diritto, è sancito anche dalla Costituzione. Quando noi abbiamo intasati i pronto soccorsi, ha ragione l'amico mio, questo significa far morire le persone. Quando c'è un da 4 ore al pronto soccorso e ha problemi cardiaci, quello muore. Quindi, se noi non vogliamo fare i morti italiani e vogliamo fare una lotta democratica, indubbiamente, non dobbiamo solo fare lo sciopero il giorno 27, ma fare un disegno, un giorno 9, un 10 novembre, un 17 novembre, fino a quando non si risolve il problema. Non possiamo fare più episodicamente una tantum, un sciopero generale. Grazie. Allora, doveroso rispondere, diciamo, in questo caso come organizzazione sindacale non al nome del forum, perché citi in causa ovviamente la CGL provocando, no? E io non mi sottraggo rispondendo alle tue domande. La CGL non risolve le cose, detto. Partiamo da cos'è la CGL?
perché per risolvere le cose con normative che occorrono bisogna stare nei posti in cui si legifera. La CGIL non sta al governo, la CGIL è un'organizzazione sindacale. E ricordiamo tutti come si è rotta la cinghia tra l'organizzazione sindacale e anche la politica. Chi abbiamo oggi che veramente in Parlamento da anni e anni rappresenta, diciamo, e porta avanti le istanze dei lavoratori? Siamo i primi che spesso diciamo abbiamo visto non cambiare le cose sia con governi di destra piuttosto che con governi di sinistra. E il fatto che oggi grandissima parte delle cittadine e dei cittadini non va a votare è proprio sintomo di una mancanza, diciamo, di rappresentanza da parte della politica. La CGIL non è un partito, è un'organizzazione sindacale. L'unica che oggi fa opposizione, diciamo, in questo paese, perché Pietro, negli ultimi periodi sono manifestazioni, non scioperi generali. Ne abbiamo fatte di manifestazioni e non da sole. Ci siamo allargati alle associazioni, proprio le ultime ci hanno viste in piazza il 24 giugno con una manifestazione specifica per la sanità pubblica con ben 200 associazioni, lo stesso movimento, diciamo, che stiamo facendo con questo forum. Lo scorso 7 ottobre siamo stati a Roma, abbiamo riempito la piazza San Giovanni strapiena con le 200 associazioni in difesa della Costituzione italiana. Forse si andrà allo sciopero generale, è probabile che a breve si andrà allo sciopero generale, ma è chiaro che lo sciopero generale è più, riusciamo a cambiare le cose laddove, diciamo, lo sciopero riesce, è il sindacato, sono i lavoratori, sono i cittadini e noi continueremo ad essere sul campo e a lottare come abbiamo sempre fatto. Quindi insomma ci tenevo in quello che tu dici, domanda provocatoria, ma che ci sta tutto a dire che come organizzazione sindacale continueremo ad andare avanti con le nostre proposte, a partire anche da quella che in Parlamento da anni e anni che abbiamo presentato, no? Sulla carta dei diritti universali dei lavoratori, in cui diciamo che i diritti devono stare in capo alle persone e non nei contratti collettivi, ma non siamo al governo a legiferare, quindi l'accusa alla CGIL non ha risolto le cose e necessitava la mia risposta. La CGIL è quotidianamente sul campo per cercare di cambiare questa società, per cercare di cambiarne le cose. È chiaro che negli anni, ma come tutti, errori probabilmente se ne sono commessi anche di strategie, ma noi non ci arrendiamo e continuiamo, diciamo, ad esserci con tutti quelli che vogliono stare, diciamo, con noi. E insieme alla, diciamo, alle associazioni provinciali che già hanno dato adesione, ricordo e voglio ricordare l'importanza dell'adesione data dalle amministrazioni comunali, perché molti primi cittadini si sono uniti a noi anche con delibera di giunta e saranno il 27 in piazza con noi, vogliamo continuare a lottare e vi chiediamo di unirvi a noi e stare con noi per cambiare questo paese. Visto, diciamo, l'orario che siamo stati nei tempi, se non voleva... Sì. Allora, su questo poi a livello territoriale verrà definito anche tramite... Ma non, proprio perché non abbiamo ancora gli orari definiti. Così? E allora Palma Magri dello SPI, sindacato dei pensionati. E ci fate sapere i CGIL chi partecipa e saremo così nelle condizioni anche se occorre di prendere un ulteriore pullman rispetto già a uno che abbiamo che parte da Petralia e poi dovrebbe passare da Terni. Siccome io penso che dobbiamo essere molti, spero che da qui al 27 almeno una cinquantina di persone da Terni possano partire. Vedete, compagni,
è molto facile, molto facile dire cosa fa la CGIL. Facciamo gli scioperi generali e non otteniamo niente. Pietro, siamo in una democrazia, non possiamo sicuramente prendere il mitra. No. Noi abbiamo un mitra ed è molto forte. Fermati, scusami, fammi finire. È il mitra, è il mitra della parola, è il mitra della convinzione. È il mitra di poter, come dire, scuotere le coscienze rispetto a questo problema della sanità. Cosa dobbiamo fare? Lo dico a me stessa, ma lo dico anche a tutti voi. Noi, per scuotere le coscienze nelle persone, dobbiamo andare nei rioni. Queste assemblee che stiamo facendo qui li dobbiamo fare nei vari rioni della nostra città, per poter, come dire, mettere nelle condizioni la gente di poterci ascoltare e di poter sentire cosa noi desideriamo fare rispetto alla sanità. Se facciamo questo possiamo ottenere molto, perché portiamo, come dire, le persone, la città tutta ad manifestare per la salute che dovrebbe essere universale per tutti. Ma per fare questo ci vuole la voglia. Se noi vogliamo veramente scuotere le coscienze, vediamoci, tutte queste associazioni che siamo qui, vediamoci a Termini, vediamoci in qualsiasi posto e cominciamo a dire cosa vogliamo fare per fare in modo di ottenere quello che desideriamo ottenere. Perché con questo governo fascista che parla alla gente e che dà solo, come dire, briciole, basta dare 200 euro e lui, come dire, è a posto rispetto a queste questioni. Tocca a noi, noi siamo nelle condizioni di poter fare questo, siamo nelle condizioni di poter scuotere le persone, siamo nelle condizioni di poter dire facciamolo. Se siamo in queste cose, se ci sono queste condizioni, io sono la prima come SPI ad andare nei vari rioni di questa città assieme a tutti voi. È una sfida che faccio, questa è la sfida. Se vogliamo veramente cambiare le cose, cominciamo da noi. Se ci riusciremo, già avremmo fatto un grande passo. Allora, grazie Vanna, è chiaro che saranno definiti, come provavo a dire proprio in inizio della prossima settimana, esattamente gli orari dei pullman, quindi tramite la compagna, tra il camera del lavoro e pubblicizzeremo, diciamo, l'orario esatto in cui si parte a Termini Marese. Si sta cercando ovviamente di agevolare quante più persone possibile a unirsi a questa grande manifestazione. Diciamo, io vi ringrazio a nome del forum. Ringraziamo tutte e tutti, diciamo, per la presenza di oggi. Non c'è una sala vuota, è chiaro che ci siamo, è chiaro che si poteva essere di più. Allora questo è un movimento, è un percorso che noi non dobbiamo bloccare. Continuiamo da oggi e continuiamo tutti insieme a parlare con le persone, per unirci tutti insieme a rivendicare quelli che sono i diritti che dovrebbero essere universali e che oggi in questo paese non lo sono. Quindi grazie ancora a tutti, vi aspettiamo il 27 ottobre 16:30 concentramento Piazza Bologna.